questo appuntamento così importante qui è un po' per provare a rilanciare l'immagine di Roma, che all'estero è stata purtroppo sporcata da queste brutte vicende che hanno infangato la nostra città. E per dirvi che Roma non è solo degrado, non è solo sporcizia e per fortuna non è solo mafia capitale. Anzi, i partiti ci hanno insegnato che mafia capitale è una distorsione del sistema, perché la politica ormai non la fanno più i partiti. I partiti hanno consentito che i mafiosi, la parte marcia di questa società, si sedesse al tavolo e decidesse per noi cittadini. Non è così. La politica a Roma la devono fare i cittadini. A noi non interessa il consenso con finalità di prendere voti, di acchiappare voti, perché quello che fanno i politici è andare in giro, parlare con i cittadini, farsi vedere nei mercati, nelle periferie, nei centri anziani per acchiappare voti prima delle elezioni. Ecco, non ci interessa questo. A noi interessa riuscire a governare con i cittadini, per il bene dei cittadini, e andare insieme durante tutti i 5 anni della consiliatura con i cittadini. A noi non interessa fare promesse elettorali per acchiappare un consenso e poi non fare nulla. Non è questo il nostro modo di fare, perché l'abbiamo subito sulla nostra pelle. Non è consenso elettorale, è riuscire a capire che cosa vogliono, che cosa vogliamo, provare a portare quelli che sono i nostri bisogni all'interno dell'amministrazione. C'è un presidente del Consiglio, un partito di maggioranza, che sa ormai da oltre un anno che la principale forza di opposizione di questo Parlamento è d'accordo sulle unioni civili. Se non si votano 500 emendamenti, significa che dietro si nasconde qualcos'altro. Sapete chi ha dato per primo la notizia dell'accordo sul testo del maxi emendamento per la fiducia? È stato il segretario di Stato della Città del Vaticano. Ciò che si celebra oggi nell'Aula del Senato non sono né le unioni civili né le coppie di fatto, ma un vero e proprio matrimonio tra il Partito Democratico e Denis Verdini, fondato questo sì sulla fedeltà e sull'obbedienza di massonica memoria. Decine di attivisti, portavoce, programmi, 3 anni che ho vissuto intensamente di lavoro, di confronti, di contatti con l'associazione, con i cittadini sui temi LGBT, sarebbero stati azzerati per fare un dispetto al PD. Si è parlato del canguro per giorni e giorni, cioè del nulla, perché giudicato irragionevole e dunque incostituzionale proprio dal Presidente del Senato. Avete preferito consegnare la legge nelle mani di un partito il cui rappresentante Angelino Alfano si permette di dire: abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica. Vergogna! Non azzardatevi dunque a scaricare quelle che sono le vostre responsabilità sul Movimento 5 Stelle, a un governo che tradisce il suo popolo, che pone la fiducia sulla coscienza, che approva leggi che eliminano i diritti dei lavoratori, che vuole intaccare le pensioni di reversibilità, che si occupa più delle poltrone che della tutela dei cittadini, non si può e non si deve dare la fiducia. Il Movimento 5 Stelle ha detto no alla finta legge sul conflitto di interessi voluta dal Partito Democratico e votata alla Camera. È una vera e propria legge miraggio e ora vi spiego perché. Innanzitutto riguarda 4 gatti, cioè sul conflitto di interessi grava esclusivamente sugli organi di governo e su alcune autorità indipendenti. Non solo controlla 4 gatti, ma addirittura questi 4 gatti sono coloro che nominano il controllore. Avete capito bene, il controllato nomina il controllore, una vera e propria compravendita degli arbitri. Questa è la legge sul conflitto di interessi voluta dal Partito Democratico, che non comporterà alcun tipo di reale conflitto di interessi. Il Movimento 5 Stelle ha fatto di tutto alla Camera per migliorare il provvedimento, farà la stessa cosa al Senato. Il nostro obiettivo è quello di comprendere nei destinatari del conflitto di interessi tutti i politici e tutti i dirigenti della pubblica amministrazione e di far sì che l'arbitro sia indipendente ed imparziale e vada a punire coloro che sono in conflitto di interessi, non come prevede ad oggi questa norma approvata dal PD. Questo era il provvedimento che avrebbe permesso a questo paese di aprire le finestre di questi palazzi e far entrare un bel po' di aria fresca e dare a tutti i cittadini italiani la certezza che tutti i titolari di cariche pubbliche operano esclusivamente nella cura degli interessi pubblici a loro affidati, non gli interessi vostri e gli interessi del vostro partito e dei vostri amichetti. Mille proroghe. La parola proroga evoca un fallimento.
evoca un termine non rispettato, una politica che non affronta i problemi, figurarsi risolverli. La certezza del diritto ormai è un optional. Peccato che spesso le proroghe riguardano cose molto importanti, non solo dottrinali, come per esempio la messa in sicurezza di strutture. Questo decreto è un inno ai favori, agli scambi, alle marchette, alle nefandezze di ogni genere. Dentro c'è di tutto. Termini non rispettati e mai nessun responsabile. Provate a chiedere ai cittadini cosa succede se ritardano a pagare una multa o se ritardano a presentare la documentazione per una pratica. E invece per voi non ci sono mai responsabili. Quando ci sono i partiti di mezzo a essere invece considerati risparmiatori, cioè coloro che incassano e conservano sotto il materasso, arrivano proroghe a pioggia, come la legge Boccadutri, approvata in 1 ora e 40 minuti, 204 emendamenti, voglio ricordarlo, tutti bocciati. Una cosa semplice da fare, peccato che per 500 emendamenti per la legge sulle unioni civili giorni, giorni, mesi e anni. Questa fiducia, l'ennesima fiducia, ormai abbiamo perso il conto, ve la votate da soli. Questa è una delle 14 birre tedesche che contengono glifosato. A dirlo non siamo noi, ma l'Istituto per l'Ambiente di Monaco, che con un test ha registrato percentuali fino a 300 volte il limite di glifosato consentito nell'acqua potabile. Il glifosato è un erbicida prodotto dalla Monsanto, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato come probabile cancerogeno e di cui la Commissione Europea vorrebbe rinnovare l'autorizzazione per altri 15 anni. Noi del Movimento 5 Stelle da sempre lottiamo per garantire il principio di precauzione e vietare le sostanze potenzialmente dannose per la salute umana. In Parlamento abbiamo già chiesto una moratoria al rinnovo dell'autorizzazione, che è stata completamente ignorata. E adesso vedremo con questo nuovo scandalo se l'Unione Europea cambierà opinione su questo gravissimo problema. Questa settimana a Bruxelles c'è stato l'incontro tra tutti i parlamenti nazionali che si sono confrontati con la Commissione Europea. Cosa abbiamo scoperto? La Commissione ha deciso di creare un ulteriore strumento tecnocratico per controllare gli Stati membri, un comitato per l'analisi delle finanze pubbliche costituito da 5 membri. Ci siamo chiesti come mai questa decisione, se c'era bisogno di aggiungere un ulteriore organo di controllo alla tecnocrazia già esistente a livello europeo e soprattutto quanto costerà questo ulteriore comitato. E queste domande noi le porremo anche in sede di legge di delegazione europea e le discuteremo nel nostro Parlamento, che a quanto pare non è stato coinvolto assolutamente nella decisione della Commissione europea. Siamo di fronte all'ennesima scelta opaca e antidemocratica che ha tolto potere ai paesi europei. Ancora una volta il governo non ha proferito parola, ancora una volta l'informazione ha preferito parlare di altro. Il Movimento 5 Stelle si opporrà a questa unione che toglie sovranità ai paesi. Ma io le prendo 10 secondi e le devo dare una lettera. Io le avevo portato una lettera dalla delegazione del Movimento 5 Stelle per la questione dell'olio tunisino. C'è una richiesta di incontro urgente per trovare una misura alternativa. Andiamo una richiesta al protocollo, va bene? No, no, ma io sono... Per una richiesta di incontro. Ho anche visto... Perché su misura, per trovare qualche misura alternativa, non che non siamo d'accordo a trovare una misura di sostegno alla Tunisia, ma un qualcosa alternativo che non colpisca, che non... perché abbiamo tutto il territorio. Possiamo parlare. Va bene. Ricordate Roberto Maroni andare in regione Lombardia con la scopa dicendo che la Lega Nord avrebbe fatto fuori i criminali dalla regione? Dopo l'indagine sull'ex assessore Mantovani che lucrava sui dializzati, ora arrestano Rizzi, braccio destro di Maroni e presidente della Commissione Sanità in regione Lombardia. Prendeva mazzette addirittura sulle dentiere. Ma vi rendete conto che questo teneva le mazzette da 500 euro nel freezer perché non sapeva più dove metterle? Ma in tutto questo Salvini, che di solito chiede la testa dei responsabili, dov'è? Basta con la Lega ladrona, fuori dai Maroni. È ora di essere presenti, senza se e senza ma, quindi ci vediamo tutti domenica 28 febbraio alle 14.30 in piazza Duca d'Aosta, proprio sotto al Pirellone, per dire tutti insieme a questa giunta fuori dai Maroni. A noi non interessa fare promesse elettorali per acchiappare un consenso e poi non fare nulla, non è questo il nostro modo di fare, non è consenso elettorale. Provare a portare quelli che sono i nostri bisogni all'interno dell'amministrazione.